molto duro sulla questione del caporalato e delle passerelle che sono state poi fatte in agosto. Che risultati si sono ottenuti e che problemi hanno adesso anche le imprese per la manodopera? Ma se noi vediamo quello che è successo quest'estate, un'estate che è stata mortificata da quello che sono stati gli eventi, gli incidenti che hanno colpito dei poveri lavoratori che erano sul nostro territorio e su due, dove poi si è riaperto tutto il tema caporalato, e quello che sono state le passerelle, gli impegni dei politici, l'impegno di alcune rappresentanze del mondo del lavoro per sconfiggere questo territorio, tutto è finito in una continua aggressione al mondo produttivo che avviene dai controlli, senza poi risolvere alcune questioni importanti. Noi abbiamo sul nostro territorio la crescita dei nuovi ghetti, abbiamo la presenza di persone che non hanno una residenza, che non hanno un codice fiscale, che non hanno un documento per poter essere regolarizzate, che continuano a essere sui nostri territori. Io credo che non si può pensare di combattere un fenomeno come questo lasciando tutto quello che è il problema in capo alle aziende agricole. Le aziende agricole hanno bisogno di lavoratori, hanno bisogno di lavoratori extracomunitari, perché non ci sono lavoratori nazionali disposti ad andare nelle nostre campagne. Questo è vero, quindi non è un luogo comune, non ci sono lavoratori italiani disposti a lavorare nei campi. Non ci sono lavoratori italiani disposti a lavorare nei campi, lo posso affermare con forza. Oggi i nostri lavoratori sono pochi, vengono utilizzati nei nostri magazzini di lavorazione, quindi c'è gente che lavora, quindi ci sono braccianti agricoli italiani che lavorano, ma non lavorano più nei campi, lavorano nei nostri centri di prima lavorazione dei prodotti agricoli, quindi sono passate nelle strutture. Non abbiamo manodopera sufficiente per risolvere invece il problema delle nostre campagne. Dobbiamo necessariamente avvalerci di personale che arriva da altri paesi, e vogliamo, per rispondere a quelle che sono le regole, che tutto quello che si possa fare nella trasparenza e nella legalità. Come? Innanzitutto, noi per poter assumere una persona dobbiamo avere la residenza di queste persone. Non può essere il ghetto una residenza. Abbiamo bisogno che questi possano aprire un conto per poterli pagare. Questi non hanno un codice fiscale e una carta d'identità. Abbiamo bisogno che questi vengano, come dire, normati attraverso i nostri centri per l'impiego, non attraverso file o attraverso non gestione del centro dell'impiego. Oggi il centro dell'impiego sta a Foggia. Io non vedo un lavoratore che si va a iscrivere al centro di impiego di Foggia, perché questi sono nei ghetti. Eppure il ministro Di Maio aveva poi promesso proprio una riforma fortissima dei centri per l'impiego per risolvere il problema. Il problema è che sono passati altri 6 mesi e noi siamo ancora qui in attesa di qualcosa. Ecco perché ho detto, siamo stanchi di voler risolvere il problema del caporalato nelle occasioni degli incidenti, facendo delle passerelle, dando a qualche organizzazione del mondo rappresentanza dei lavoratori visibilità, e non risolvere questo, che è un problema strutturale che continua a dire non si risolve aggredendo le aziende agricole.